ho tutto in testa ma non riesco a dirlo, perché effettivamente il tema che ci sottoponete oggi, che Francesco ha molto ben definito, è però un insieme di grandi temi e di grandi questioni che riguardano sicuramente i media, sicuramente il rapporto tra saperi e società, tra cultura e informazione, e che attraversano poi a loro volta le epoche che abbiamo visto cambiare piuttosto rapidamente nell'ultimo periodo, di fatto marcando una serie di salti. Ma partiamo da qui, partiamo dal fatto che anche noi viviamo in un'epoca post-enciclopedia. C'è stato un momento in cui innegabilmente ha iniziato tutto a cambiare irreversibilmente, ed è stato il giorno in cui i mezzi di produzione dell'informazione sono entrati con soglie di accesso sempre più basse, fino a diventare tecnicamente delle commodity, nelle mani potenzialmente di tutti. Cioè, tutti voi che siete, immagino, nati negli anni 90, l'epoca precedente sostanzialmente non l'avete proprio vista, ma l'epoca precedente era un tempo in cui ancora il giornalista era lo storico dell'istante per una sorta di oligopolio, per non dire monopolio, di questa funzione, perché raggiungere con il contenuto informativo prodotto una platea più ampia, e quindi in maniera strutturale fare informazione, fare opinione pubblica in qualche modo, era per forza di cose affare di pochi, perché che si producessero contenuti in parola scritta, che si producessero immagini e montati video che dovevano arrivare nelle case di qualcuno, che si facesse radio, in ogni caso servivano strutture industriali più o meno solide, ma comunque industriali, come tali definibili. Serviva in ogni caso una strutturazione redazionale, in qualche misura, quindi un'organizzazione. Serviva insomma tutto, serviva capacità di fare un budget, servivano costi iniziali piuttosto sostenuti, comunque non irrilevanti, serviva insomma tutto quello che definisce, diciamo, spero poi che il professor Nissen, che da solo i voti ormai semplicemente con me, ma quello che definisce un'organizzazione complessa. Tutto questo da un po' di tempo, tecnicamente, dico, non serve più. Cioè, oggi chiunque potenzialmente ha tutto quel che serve per organizzare e distribuire informazione potenzialmente fino agli estremi confini della Terra, salvo barriere linguistiche, in via di progressivo abbattimento anche queste, con tutti i meccanismi di traduzione automatica che in via di perfezionamento stanno consentendo pian piano di non avere nemmeno più bisogno della capacità umana nella traduzione. E arrivati a questo punto è chiaro che l'universo industriale dei media che abbiamo ereditato dal passato, in particolare diciamo quello che è arrivato fino a noi dal cuore del Novecento e che ha avuto in Milano una delle sue capitali mondiali, quindi ci avviciniamo a rapidi passi verso il cuore del tema del nostro incontro. Tutta quella struttura che ci portiamo dietro era una struttura che invece presupponeva il bisogno di se stessa nell'essere organizzatrice di saperi diversi, di competenze varie e stratificate, capaci di produrre contenuti che diventassero poi informazione e diventassero anche distribuzione dell'informazione stessa, perché un ottimo articolo dettato da Etremont,
parlare di un inviato di punta di un quotidiano milanese come il Corriere della Sera, negli anni 60 sul fronte di guerre in Africa o a Cuba, non sarebbe stato un ottimo articolo se non ci fosse stata una catena che consentiva che qualcuno lo riceveva e lo batteva, che in fretta lo passava un correttore di bozze che lo sistemava, che di fatto lo metteva in un sistema che consentiva ai capi redattori di leggerlo, passarlo, titolarlo, trovare le foto, in modo che, arrivando in tempo, le rotative potessero stampare la carta su cui questo doveva finire e infine essere distribuito partendo alle 2 alle 3 di mattina dall'aeroporto di Linate e poi dai camioncini che lo ricevevano in Sicilia, per dire il punto più lontano, e poi molto più vicino passando da Gomma, da Rodari, eccetera, in modo che diventasse l'ottimo articolo che tutti il giorno dopo potevano leggere sul giornale. Tutto questo, vedete bene, implica, senza essere esperti di com'era l'industria, la old economy dei media, implica una serie di professionalità, strutture, fate voi tutte le analogie che volete con l'informazione televisiva, una quantità di strutture di cui oggi, dal punto di vista, ripeto, tecnico potenziale, non parlo delle competenze, quelle servono sempre, ma dal punto di vista tecnico potenziale non c'è più bisogno. Quindi lo storico dell'istante da cui siamo partiti, che è il giornalista, ha di fatto perduto per sempre il monopolio della sua funzione di storico dell'istante. Non perché non serva la professionalità di un bravo giornalista per lasciare le tracce, di cui parlava Francesco prima, che devono restare a disposizione del futuro, anzi, forse ne serve di più. Ma perché non serve più una struttura così complessa per arrivare così lontano e per rimanere, anzi, paradossalmente, fatti salvi tanti ragionamenti sul diritto all'oblio, resta molto più facilmente, molto più indelebilmente quello che viene pubblicato in rete in maniera tendenzialmente anche qui irreversibile. Una volta che c'è da sempre. Gli articoli dei grandi inviati degli anni 60 e 70 oggi qualcuno li ha come cinelli in libri che li raccolgono. Ma se questo, diciamo così, è il quadro e dentro a questo processo è avvenuto lo slittamento, è difficile oggi per chi pensa a nuovi mezzi di comunicazione, per chi del mestiere di giornalista ma insieme di imprenditore ha fatto una scelta di vita per quanto mi riguarda anche piuttosto soddisfacente e sicuramente divertente, è davvero difficile pensare a un meccanismo che riproduca il vecchio schema. Il vecchio schema è: c'è un direttore, c'è un caporedattore, c'è un capo del marketing, c'è una struttura interna piuttosto rigida che organizza il lavoro dei collaboratori e dei dipendenti, che più o meno piramidalmente fa sì che si editi un giornale. Fare, secondo me, per la mia esperienza, visto che sono al secondo giornale online che fondo dopo l'inchiesta sugli Stati Generali, rifare un giornale concependolo come giornale, cioè pensando che c'è un monopolio da parte di chi fa il giornalista nella capacità di cristallizzare le tracce, di tramandare al futuro, significa pensare a un mondo che non c'è più, che non tornerà. Significa ignorare il fatto che oggi competenze, capacità, curiosità sono così capillarmente diffuse e così immediatamente esprimibili da chi le ha, perdendosi per strada una ricchezza, una diciamo così, capacità larga, variegata, una serie di competenze che invece vanno valorizzate e a loro volta organizzate.
gli stati generali sono nati così. L'idea nostra è stata quella di minimizzare la funzione relazionale, di fatto ci lavoriamo in due e mezzo, diciamo così, dal punto di vista strettamente relazionale, e di massimizzare invece l'opportunità di narrazione e autonarrazione in qualche modo da parte di chi vive certe realtà, di chi ha certe competenze, di chi vive diverse realtà cittadine, in maniera il più possibile comprensibile, organizzata, ma su questo chiaramente dobbiamo fare ancora un sacco di strada perché è davvero un esperimento, ma soprattutto aperta, che non vuol dire che chiunque può far parte della nostra piattaforma, ma vuol dire che noi valutiamo, continuiamo a valutare, abbiamo valutato all'inizio, continuiamo a valutare le candidature di chi vuole scrivere, fotografare, filmare, fare cose per noi, sicuramente, fare cose con noi, garantendo noi un impatto, diciamo, comunque più robusto di quello che avrebbe un semplice sito personale, un profilo sui social network, organizzando i contenuti per argomenti, ma anche affidando direttamente a chi certe cose le conosce, perché ad esempio ha una competenza tecnica scientifica specifica, perché conosce bene la sua realtà territoriale, che magari è molto interessante, ma che è davvero lontana da noi, a chi insomma ha una serie di cose da dire, di poterle dire in un luogo in cui ha senso dire. Questo è il meccanismo degli stati generali, per cui noi sostanzialmente scegliamo ogni giorno un argomento su cui puntiamo e lì funzioniamo come una redazione, cioè o scriviamo noi o facciamo scrivere qualcuno, scegliamo i collaboratori in base all'argomento che ci interessa approfondire, accogliamo proposte, insomma facciamo questo lavoro di tuning, diciamo così, da un lato, ma dall'altro invece siamo un luogo collettivo di narrazione. Questo ha ovviamente una serie di conseguenze non tutte facili da gestire. Anzitutto cambia completamente il rapporto del lettore con il media, perché ovviamente, in questo anzi lo incentiviamo, ovviamente a differenza dei media a cui siamo abituati, il nostro giornale, se così possiamo definirlo, non è una chiesa, e quindi può capitare benissimo che sulla proposta di Tito Boeri sulle pensioni o sulla candidatura di Beppe Sala, sindaco di Milano, ci siano analisi e opinioni che vanno in una direzione affiancate ad analisi e opinioni che vanno esattamente nella direzione opposta. Perché questa oggi è la realtà in cui viviamo, la realtà del tempo più scolarizzato della storia dell'umanità, questo credo sia rilevante, non può più pensare che le uniche tracce che restano della sua storia siano quelle della scuola di Tacito, di Tucidide e così via. Chiaramente il lavoro, la traccia che resterà è molto più complicata da decretare per lo storico di domani, perché la massa di informazione è molto più ampia, molto più informe, decisamente più informe, anche più incoerente, se volete. Naturalmente poi continuiamo a cercare di fare il nostro lavoro, in particolare sulle cose che a noi stanno più a cuore, che sono i temi economico-finanziari, che sono le realtà cittadine come Milano e Roma, anche dal punto di vista politico e non solo. Ma chiaramente il nostro contributo è sia nella capacità storicamente giornalistica di dare e trovare notizie, ma anche nella possibilità che la realtà si autorappresenti. E questo chiaramente spiazza il lettore, spiazza l'autore, spiazza soprattutto chi sentiva una posizione di rendita nel suo fare giornalista, cioè spiazza i colleghi. Sostanzialmente dicono, vabbè, ma non vorrete mica dire che non serviamo più a niente. Noi vogliamo solo dire che per continuare a servire
dobbiamo alzare il nostro livello di, diciamo, richiesta anche a noi stessi, mentre invece come categoria, e questo è molto vero anche in questa città, siamo stati abituati a poter comunque vantare una rendita, per cui, come dire, a essere, per esempio, persone che lavoravano in certe testate, in certi giornali, e per solo questo godere di una autorevolezza data per diritto divino, o quantomeno ereditata dal marchio editoriale per il quale si lavorava. Ora, è molto facile dire che in quest'epoca girano un sacco di bufale o di cose non verificate. Si dice grazie a internet. Quel che non si dice mai è che di bufale, cose non verificate, cose artatamente modificate nell'interesse di uno o più editori, negli anni scorsi, nel Novecento, per la precisione, ne giravano un sacco, venivano stampate, comprate tutte le mattine dai lettori, per di più all'interno di un rapporto di fiducia e sostanzialmente senza dialettica, senza possibilità, per esempio, di mettere in calcio all'articolo un link che dicesse questa è una scemenza per questo e questo motivo, cosa che oggi invece si può fare. Quindi viviamo un'epoca in cui le opportunità di partecipare ai processi di informazione sono tante. La difficoltà è più elevata, ma perché la massa di informazioni disponibili è probabilmente cresciuta. Il lavoro di chi per definizione decripta le tracce, decide quali restano, capisce cosa ha senso conservare e come analizzare, è quanto mai interessante e certo quanto mai difficile. L'obiettivo è sempre quello, riuscire a non far avverare quanto diceva uno dei più stretti collaboratori di uno dei più potenti politici della storia del mondo recente, che era Tony Blair. Mr. Campbell diceva che la censura oggi non è più nascondere le notizie fastidiose, ma sommergerle con una quantità di altre informazioni vere ma non strettamente rilevanti. Questo è quello che continua a succedere e che ha in quest'epoca nuova dei media un potenzialmente fortissimo acceleratore. L'obiettivo è sempre quello, e cioè evitare che questo sia vero. Adesso mi fermo, grazie. Beh, sono tre punti. Quanto peso? Andiamo a lavorare. O lo spritz politico, comunque. Sono quei punti che ha sottolineato Jacopo, e sono molto interessanti, ho in mente di dire. Prima si parlava di geografia, venendo qua, ragionando un po' su questo stare il discorso, mi è tornato in mente un archivio di Harvey, che è un geografo statunitense, se non ricordo male dell'89, che è un titolo che mi è sempre uscito molto difficile da pronunciare, che è From Urban Managerism to Urban Entrepreneurism, che vorrebbe dire da managerismo urbano a imprenditorialità urbana, imprenditorialismo urbano. Un testo interessante perché esce nell'89 sostanzialmente prendendo in considerazione i rapporti tra trasformazione dell'attività produttiva del sistema economico in generale, sistemi di fiscalità e riorganizzazione generale, rapporti di forza all'interno di Stati Nazione per quello che riguarda proprio i rapporti, diciamo, i legami tra aree urbane, pronosticava in qualche modo, o comunque diciamo, faceva emergere i primi segnali di una cosa che poi si è rivelata in modo molto, molto chiaro e molto preciso, cioè il fatto che i contesti urbani, non più tanto e non solo su scala nazionale, ma su scala globale, avrebbero iniziato a competere tra di loro per aggiudicarsi risorse, quelle risorse
dovevano appunto cercare di attrarre risorse produttive che si giocavano su uno scenario appunto globale. Quindi in qualche modo è quello di un gioco a somma zero nel quale l'azienda che sta delocalizzando può decidere di andare nella città X piuttosto che nella città Y, gli investitori, ad esempio nel mercato immobiliare globale, possono decidere di andare a Milano piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Londra, eccetera, eccetera, eccetera. Anche se c'è molto di vero in questa interpretazione, è anche molto una forma retorica, in qualche modo, tra l'altro la trattava proprio in questo modo, cioè sostanzialmente come un regime discorsivo nel quale si formavano anche le politiche cittadine intese in senso stretto. Le policies. Il punto però interessante è che dietro a questa cosa sta sostanzialmente un'immagine della città possibile. E non è un caso, infatti, che negli anni 90 c'è stato il boom di tutta una serie di pratiche abbastanza esplicite e abbastanza consapevoli di urban marketing e urban branding, cioè l'idea di diciamo o inventare da zero o reinventare e o rilanciare l'immagine stessa delle città attraverso tutta una serie di pratiche che avevano a che fare da un lato con i processi di rigenerazione urbana e dall'altro invece proprio con il lavoro sui media. Negli anni 90 si parlava ancora del lavoro sui media tradizionali e poi diciamo sono cose interessanti sono iniziate a succedere soprattutto nell'arco degli ultimi 10 anni invece con i nuovi media. Da questo punto di vista tutta una serie di grandi operazioni di rigenerazione urbana avvenute soprattutto in Europa, non solo nell'arco degli ultimi 20 anni, anzi ormai facciamo 30, sono iscrivibili all'interno di, questa traiettoria. Ad esempio, diciamo, si dice sempre un po' che il calcio d'inizio di questo tipo di questo tipo di attività è stato dato da Frangheri, da Museo, no, Bilbao. Quindi da Frangheri che ha disegnato il museo di Bilbao e quindi tra l'altro è stato là proprio che è iniziato e ha preso l'avvio questo fenomeno nel quale i cosiddetti superstar architects, quindi architetti che iniziano ad avere anche un'immagine pubblica completamente diversa, facevano interventi pesanti dal punto di vista iconografico all'interno delle città, quindi realizzando appunto edifici che in qualche modo davano alla città un'immagine completamente diversa, e non necessariamente solo edifici, ma anche e da Bilbao in poi è iniziato questo fenomeno appunto ricorsivo nel quale si invitavano su questa architect a intervenire la città, spesso e anzi quasi esclusivamente città che stavano attraversando processi di riorganizzazione da città industriali a città post-industriali e che in qualche modo hanno bisogno di costruire nuove forme di valore anche e soprattutto immobiliare e poi in quanto immobiliare anche finanziario. In realtà appunto dopo 25-30 anni di interventi di questo tipo sono stati molti geografi, sociologi urbani, urbanisti, critici che hanno evidenziato come il legame stretto tra questo tipo di interventi e l'effettiva trasformazione delle città in quanto capaci di produrre realmente su vasta scala nuove forme di ricchezza sia piuttosto labile, nel senso che molto spesso quando questi sistemi hanno funzionato è diventato chiaro che hanno funzionato, è stata più una covarianza che non una causalità sostanzialmente, e quindi in realtà le città hanno messo in gioco anche una riorganizzazione dei sistemi produttivi e non semplicemente una nuova forma di marketing o di branding per quello che stavano facendo. Non è un caso, tra l'altro, che tutti i grandi eventi, l'Expo si è appena concluso, in Europa soprattutto sono stati diciamo, procacciati dalle amministrazioni esattamente in quest'ottica, nel senso che praticamente per ognuno dei grandi eventi che è stato realizzato nell'arco degli ultimi 30 anni sono stati realizzati nuovi edifici iconici, in alcuni casi vere e proprie operazioni su larga scala di rigenerazione urbana, proprio nell'ottica appunto di trasformare la città in uno spazio attrattivo per gli investitori che trovano sulla scala sul mercato globale. Ora,
come dicevo prima, questo tipo di meccanismi sono iniziati all'interno di un'industria mediale in qualche modo un po' novecentesca, nel senso che l'industria mediale era esattamente quella stata descrivendo prima. Nell'arco degli ultimi 10 anni, direi soprattutto, c'è stato uno slittamento completo da questo punto di vista, perché si fa risalire solitamente la nascita del web 2.0 agli anni dal 2004 al 2007. Senza entrare negli aspetti tecnici, però il web 2.0 sostanzialmente cos'è? È un insieme di filosofie gestionali a monte e di tecnologie che permettono che rendono possibile disassociare i contenuti dai luoghi in cui si trovano normalmente online. So che è un modo molto, molto nebuloso di dirlo, ma sostanzialmente è il motivo per cui sulla vostra timeline di Facebook, che è una piattaforma di un certo tipo, voi potete assemblare contenuti che vengono da YouTube, da altri siti, dal Corriere della Sera, dagli Stati Generali, in modo che sostanzialmente la timeline vi risulti come un continuo, tra l'altro sempre con la stessa impaginazione, quindi per voi è un'esperienza in qualche modo sempre uniforme, di contenuti che vengono da altre parti. Questo vuol dire sostanzialmente che con il web 2.0 ha iniziato a generarsi una sfera mediale completamente diversa, perché se appunto la possibilità di diffondere contenuti su scala globale era già connaturata alla rete, al web 1.0, quindi alla rete come la conoscevamo già negli anni 90, a partire appunto dal 2004-2006 sono nate una serie di strutture strettamente legate a questo fenomeno che hanno cambiato completamente il nostro modo di percepire le cose. Uno, perché le piattaforme che si basano sul web 2.0, anzi che in realtà sono andate a costituire il web 2.0, lavorano aggregando contenuti generati dagli utenti, famosi user generated content, per cui appunto Facebook di per sé non produce niente se non il codice che serve per mandare avanti tutta la baracca, e che è un codice relativamente semplice. Su Facebook i contenuti vengono generati da tutte le persone che decidono di usare la piattaforma. Lo stesso vale per YouTube, Flickr, Twitter e metterci voi qualsiasi altra piattaforma. Questo cambia da un lato completamente il business model che ci sta dietro, e dall'altro però cambia anche la percezione quotidiana degli utenti, e qui mi rilascio infatti a quello che sta dicendo Jacopo prima. In qualche modo attraverso le piattaforme di social network per noi è diventato molto più semplice aggregare contenuti che arrivano dalle fonti più disparate e che soprattutto, sempre più spesso, arrivano da degli influencer o degli opinion leader, cioè figure che in qualche modo all'interno delle nostre cerchie sociali mediate digitalmente noi riteniamo degne di nota. Questo ha una serie di complicazioni dal punto di vista della politica degli algoritmi, che purtroppo adesso non c'è modo di affrontare perché non è mai una come questione, però sostanzialmente il punto è che se noi interessano i gattini, seguiamo persone che magari dal nostro punto di vista sono degli esperti, anzi che sicuramente dal nostro punto di vista sono degli esperti dei gattini, in qualche modo queste figure progressivamente all'interno del social network assurgono a un ruolo di veri e propri esperti e anche di influenza, quindi figure che sono in grado di influenzare in vari modi e con diversi gradi non tanto la formazione dell'opinione altrui, perché se siete mai occupati di come si costruisce l'opinione è una questione molto complicata, non basta dire una cosa e far sì che gli altri ascoltino perché insomma, si convincono automaticamente, però sicuramente l'influenza dà la possibilità di aggregare e far risaltare cluster di informazioni in modo più efficace e più autorevole, tra molte virgolette, di altri tipi di utenti. Ora, cos'è che succede dal punto di vista della rappresentazione della città in quest'ottica? Succede che all'interno delle mediasfere legate ai social network, condizionate in modo pesante da alcuni influencer, e gli influencer non sono mai dati, sono sempre relativi e contestuali, ogni rete sociale ha sempre i suoi influencer che sono molto difficili da circoscrivere, sono fluttuanti e cambiano costantemente. Il punto fondamentale è che attraverso i social media l'immagine delle città è sempre più
generata anche dalla selezione che viene fatta dall'influencer. E ovviamente non stiamo parlando di mondi separati, non è che questo tipo di produzione di immaginario delle città è alternativa rispetto a quella che è legata al mondo mediatico tradizionale, perché sicuramente tra gli influencer principali da questo punto di vista ci sono i giornalisti che lavorano ancora sulle testate tradizionali, che però hanno anche la loro versione online, che vivono articoli circolano anche online, e hanno un ruolo importante anche tutta una serie di figure che sono, diciamo, i nuovi operatori di informazione, non so se si può dire in qualche modo, non sono giornalisti in modo tradizionale, e che pure stanno da un lato ripensando l'attività di produzione, coproduzione e condivisione di informazione online, e che dall'altro però operano anche e soprattutto appunto come influencer, in alcuni casi anche molto pesanti all'interno delle loro reti. E da questo punto di vista si pongono, secondo me, più che altro una serie di domande, non è che le risposte, perché sono tutti fenomeni. Però da un lato c'è sicuramente da chiedersi cosa sta succedendo adesso nella produzione dell'immaginario della città, nell'ottica più ampia di quello che stavo dicendo prima, quindi in qualche modo di una supposta competizione, un'effettiva competizione tra contesti umani diversi per aggiudicarsi risorse. Quale gioco ruolano? Quale ruolo giocano gli influencer da questo punto di vista? Secondo me a Milano negli ultimi 5-6 anni abbiamo avuto degli esempi piuttosto interessanti. Abbiamo avuto degli esempi molto interessanti nella campagna per le amministrative del 2011, quando al primo turno una serie di errori palesissimi di comunicazione fatti dal sindaco uscente sono stati sfruttati in modo molto abile da una serie di utenti. Non so se avete presente il famoso caso Succate, conoscete? Chi l'ha sentito? Alzi la mano, per favore. Succate. Ancora 5 secondi? Vale la pena. Ci sono anche un po' di video interessanti da vedere, ma adesso non c'è tempo, non c'è modo. Sostanzialmente, c'ho anche un po' di articoli già di sostanzialmente cosa è successo? L'account lavorati di Twitter aveva creato un hashtag che era rispondimi con M maiuscola, rispondi Milano, e invitava gli utenti a fare delle domande su cosa la nuova eventuale amministrazione avrebbe fatto per la città. Un account di utente ha chiesto sindaco rispondimi cosa ha intenzione di fare per la moschea abusiva di Succate in via San Domenico Cuppa. Ora, a Milano ovviamente non c'è né via San Domenico Cuppa né tantomeno un quartiere di Succate. La cosa drammatica a quel punto è stato il fatto che il sindaco, o meglio chi gestiva l'account per conto del sindaco, ha risposto in modo serio, ha detto la nostra linea nei confronti delle moschee abusive è assolutamente di attenerci alle normative vigenti, nessuna tolleranza zero. Di vedere Succate. Esatto. Questa cosa nel giro di credo 10 minuti ha provocato un'ecatombe dal punto di vista mediatico, perché intanto l'account è stato sommerso da tweet derisori di ogni tipo. La cosa è ovviamente riverberata anche subito su tutti i media tradizionali, ma la cosa più, dal mio punto di vista, più interessante è stata la quantità di contenuti ad hoc che sono stati prodotti dagli utenti, per cui ad esempio la guida non legale di Succate, l'intervallo di Succate, dove tra le varie cose c'è anche la moschea di Sapia in via Domenico Cuppa, e anche i cartelli tangenziale, taroccati, magliette, eccetera, eccetera. Questo, ok, in realtà pare non sia stato esattamente una cosa emersa al massimo, ingenuo, ma è stato in realtà un caso molto interessante nel quale un candidato che era espressione in parte anche di una serie di operatori legati al mondo delle nuove tecnologie e dell'informazione è stato supportato con una strategia abbastanza chiara vista quel segno di poi. È tutta colpa di Pisapia. È tutta colpa di Pisapia, ancora questi ci sono un bel po' di casi su questa cosa, anche le droni che sono esperti la situazione con questa cosa, perché la capistica è stata però appunto ci dà un po' di suggestione.
io credo, anzi questa è stata una storia molto interessante da descrivere, che quello è stato il momento in cui l'immagine di Milano ha iniziato a girare e a cambiare di segno fortemente. Questo sostanzialmente perché le amministrazioni precedenti avevano un rapporto con i media assolutamente ancora legato agli anni 80, assolutamente televisivo. Quando Pisapia ha vinto le elezioni, la festa è stata fatta in Piazza del Duomo, c'era, fortuna sua in effetti perché non si può veramente fare niente, un arcobaleno pazzesco sotto un cielo tempestoso, una cosa perfetta per essere fotografata. Sostanzialmente quella è diventata l'immagine simbolo di quella giornata. Lì, cioè, io credo che si è iniziato a produrre in modo radicale una nuova immagine della città, che poi per una serie di altri casi, in alcuni casi voluti, in altri casi invece fortuiti, progressivamente ha cambiato fortissimamente l'immagine di Milano dal punto di vista della rappresentazione nazionale. E questo è sempre comunque una cosa molto legata ai social media, ma non so, dire legata ai social media non vuol dire una cosa che esclude i media tradizionali, ma invece li integra in un modo più articolato e più complesso. Tutta la retorica di Expo, quindi l'idea del modello Expo, che ovviamente è diventato anche un vestito, diciamo, politica di Roma, nel senso della città di Roma, piuttosto che tutta una serie di dibattiti che c'è stato ultimamente sul fatto famosa diatriba Milano meglio di Roma, la nuova capitale morale, sono tutte cose che sono nate in parte sui media tradizionali, in parte sulle nuove fonti di informazione, diciamo sui giornali digitali, sui magazine digitali, e che però vengono sostenute e alimentate in un modo, secondo me, veramente notevole e che metterebbe un approfondimento anche di ricerca piuttosto interessante, piuttosto denso, dai social network. Da questo punto di vista si sta creando una spirale che da un lato è sicuramente positiva, nel senso che se guardate l'immagine che ha Milano oggi rispetto a quella che aveva solo 7, 8, 10 anni fa, sono due città completamente diverse. Sicuramente a Milano oggi si vive anche meglio da diversi punti di vista, ma credo ci sia decisamente una sproporzione tra rappresentazione e effettivo aumento di qualità della vita, che non è una critica a quello che è successo, ma semplicemente una riflessione più ampia che credo da questo punto di vista ci sia da fare. Dall'altra parte, e con questo concludo, credo che ci sia decisamente un problema sotto la cenere, diciamo, la polvere che viene messa sotto il tappeto. Lo dico semplicemente perché quello che è successo tutte le volte sono state fatte grandi operazioni di restyling dell'immagine delle città. E si è visto che questa cosa sul medio periodo crea dei problemi. Sostanzialmente stiamo andando verso una rappresentazione della Milano, la nuova Milano, che è collaborativa, che è una città in qualche modo che ha saputo rispondere alle sfide che vengono poste dai mercati globali con Expo, che è una città che in qualche modo non è Roma, no? Per cui non ci sono le principalizzate corrotte che hanno a pezzi, eccetera, eccetera. Il problema principale in questo momento, credo, è il fatto che stiamo andando, nonostante il fatto che siamo all'interno di un sistema mediale estremamente più articolato e complesso di quello dell'industria mediale novecentesca, verso una rappresentazione che tende ad essere molto monodimensionale. Questo vuol dire che in qualche modo, per le logiche di consenso che esistono anche all'interno dei social network, gli influencer che spingono un'immagine molto positiva di Milano e tendono più o meno a convergere tutte nelle stesse direzioni, stanno ricostruendo un'immagine positiva ma tendenzialmente cosmopolitica, dimenticandosi di tutte le inevitabili problematicità che invece stanno dietro uno spazio urbano così complesso. Per cui ad esempio la questione delle periferie, che a Milano rimane ancora molto su traccia, la questione delle diverse comunità migranti, che viene rappresentata sì e no, che se viene fatto in realtà viene fatto solo in un modo tendenzialmente un po' o ipercritico, chiaramente, su chi non è d'accordo con le scelte dell'amministrazione, o dall'altra parte tendenzialmente magari un populista del tipo ok, loro mangiano kebab, noi mangiamo spaghetti, ma alla fine siamo tutti la stessa cosa, venite a casa mia, vi cucino spaghetti, non vi cucinate il kebab, che in qualche modo vuol dire sotto rappresentare la complessità da questo punto di vista. E quindi credo proprio che negli anni a venire dovremo inevitabilmente imparare a gestire questa complessità anche dal punto di vista di produzione dell'immaginario e della rappresentazione. Con questo direi che ho concluso e eventualmente si piace. Ripensare Milano, Gigiano? Sì, vai. Abbiamo due domande. La prima è
rivolte a entrambi i relatori. La prima è: quanto è importante la città di Milano per il mondo dell'editoria? Mentre la seconda domanda è: in un momento di crisi culturale, quanto è cambiato il messaggio dei media per suscitare interesse nei giovani? Rispondete su. Dimmelo un attimo, durante la crisi. Ah, aspetta, scusami. Crisi culturale. Cioè, noi dobbiamo scegliere la cosa di prendere. Esatto. No, solo che è un computer che non conosco. In un momento di crisi culturale, sì. Quanto è cambiato il messaggio dei media per suscitare interesse nei giovani? Query? Allora, se abbiamo due domande. Vai. Allora, una è: il grande aumento della concentrazione di media tradizionali e non radio urbane, che effetto potrà avere sull'informazione riguardante il territorio extraurbano? Bella, vai. C'è una seconda parte della domanda, se si può. Sì, sì, vai. Ovvero, è possibile che l'effetto di questa concentrazione sì. geografica e tematica possa portare ad una sommersione dell'informazione riguardante queste aree extraurbane? Domanda suggestiva, come direbbero nelle aule di abbiamo fatto nessuna, non ci siamo riusciti. La seconda, questa è la succursale della prima, vai. La seconda è a proposito della citazione che ha fatto lei dell'assistente di Tony Blair sull'emergere nelle informazioni con altre notizie meno rilevanti, e come possiamo e da utenti comuni riuscire a riconoscere le notizie che contano per davvero rispetto a quelle più futili. Facile. Amici di storia? Ok. Allora, quale rilevanza ha la creazione di immagini simbolo della città? La creazione di immagini simbolo della città dal punto di vista della cultura sociale. Ok. E l'altra è se è possibile la protezione nel futuro di una forma di editoria tradizionale o se essa verrà completamente soppiantata da questi nuovi modi di produrre informazione. E nel caso di una sua sopravvivenza, se essa riguarderà solo le generazioni, diciamo, più vecchie, quindi non ci riguarda in modo. Se riguarderà cioè, se guardano solo le generazioni precedenti oppure sì. Verrà fatta conoscere anche ai giovani. Non so se... chi chiama? Chi chiama? 404 not found. Era molto lunghe, però la prima era, quale può essere una formula a livello di scelte redazionali che assume un meccanismo più virtuoso sia per il giornale che per il lettore in maniera tale che non diventi semplicemente fornire informazioni che diventano dispersive. Faccio una spiegazione minima per non so se è chiaro. Praticamente questa domanda alla luce di quando si diceva dei giornali con chiesa e di regolare informazioni tra virgolette incoerenti. Quindi è possibile riassumere in una formula quel limite che c'è diciamo fra la scelta di regolare informazioni non coerenti e il fatto di essere da un lato un giornale riconoscibile per il lettore che si deve orientare a studiare. Sì. E la seconda, possiamo
parallelismi tra centro e periferia con la governance delle politics dei social media, la luce del pronunciamento che Milano come contesto cittadino in cui una forte integrazione. Mi sono perso su, possiamo togliere i parallelismi. Non ho capito. No, anch'io, esatto. Aspetta, non riesco a scrivere. Se si può accogliere un parallelismo oppure no, tra ciò che è centro e periferia in un contesto reale, fisico, come quello cittadino di Milano, e un nuovo contesto di diffusione dei materiali, che è quello del web, contesto fisico, ma in cui comunque ci sono dei rapporti o di forza o di maggior o minore rilevanza, quindi ovvero centro e periferia. Ma dove centro è anche media, per esempio media tradizionali posizionate pesanti e periferia nuovi media? Oppure nella stessa dinamica, per esempio nuovi media su medio web fra un centro e una periferia, cioè di pesi relativi differenti? O dove ci sono gli influencer che fungono da centri e i marginali che parlano solo tra di loro. Alla dinamica 2.0, ok. Al terzo tentativo ce l'abbiamo fatta. Che gruppo manca? O gruppi mancano? Il gruppo cultiva ci chiamiamo. Allora, la prima domanda praticamente la fa da un altro gruppo, però non sono riuscito a farne un'altra. Allora, prima, con la proliferazione del numero delle testate di informazione, come può il cittadino uscire tra una notizia vera e una notizia falsa? E se, continua sempre, e su quale piano si basa ora? Il vecchio rapporto? Ah, è sempre la stessa. Su quale piano si basa ora? Il vecchio rapporto di fiducia? Praticamente nella sinistra abbiamo schematizzato così. Il nome del giornale, dunque, prendendo questo giornale, è una notizia vera e diciamo che sì. E invece la seconda è come si suddivide tra la qualità e la quantità, quindi come si garantisce un'informazione di qualità e si contrasta invece l'abbassamento del livello dato dalla massificazione, cioè come si può dare una notizia di qualità costante dalla qualità. Ah no, c'è un voglio periferie. Scusate, un voglio periferie, vai. La prima domanda è questa. Io ho detto che nel tutto bene riguardo il riferimento del cuore del primario di Sara come si deve dominare. Visto anche il recente successo che ha avuto Exposi, che ha un immaginario positivo e collettivo sul personaggio, sia sulle sue capacità organizzative che il personaggio. Quanto questo ha influenzato la scelta del candidato? E la seconda è il fatto che siano sempre meno presenti figure professionali vere nel mondo del giornalismo e strutture redazionali organizzate. Quanto questo può rappresentare un limite per l'informazione? No, anche perché c'è un problema, io per cortesia a tutte le domande rivolte a me risponderei, cioè mi viene proprio istintivo, quindi lo so che non devo, infatti. No? No, e no, non devi rispondere a tutto, devi in scegliere. In teoria c'è la scelta. Non spiega, ma allora, in teoria dovresti scegliere a me. Cioè l'idea è rispondete a tutte, però dovete sceglierne tre a cui noi assegniamo 5 punti e si forma una classifica che poi viene aggiornata settimanalmente. Però possiamo anche decidere che rispondete a tutte e poi ci dite quelle che avete scelto e noi facciamo la classifica. Va bene. Intanto facciamo contenti tutti che è quello che ci interessa. Va bene. Vabbè, allora parto, visto che le ultime due diciamo sono direttamente rivolte a me, di fatto stanno dentro.
la prima, sulla prima, su Sala, la domanda è quanto l'hype positivo, quanto, anzi, lo storytelling positivo ha influenzato. Tantissimo, di sicuro, salva l'ipotesi che sia la scelta del candidato fatta a monte che ha influenzato l'hype positivo a valle, diciamo così. Questa è, sono due ipotesi che non potremmo mai scindere del tutto in generale, no? Perché sono comunque i meccanismi della comunicazione, della propaganda e in generale comunque dell'informazione quando si occupa del potere. La seconda è una questione cruciale, è assolutamente chiaro che c'è un potenziale, come dicevo prima, ma c'è anche un grossissimo rischio in questo processo. Quello che però è sicuro è che il processo è tendenzialmente irreversibile, nel senso che dalla possibilità di fare informazione diffusa non si torna più indietro e quindi bisogna attrezzarsi perché il più possibile criteri comunque deontologici siano diffusi, percepiti, sentiti come doveri anche da chi professionalmente non fa informazione per contratto, e questo vale anche per chi, per altre domande fatte, quando si dice come facciamo a distinguere, come dire, la vera informazione, la buona informazione dalle sciocchezze, esercitando senso critico, formandoci e formandovi ciascuno di voi, ciascuno di noi, ad essere lettore attento e critico. Ripeto, in quest'epoca questa necessità è chiara e lampante. In passato il rapporto di fiducia, no, ha fatto sì che ci si fidasse dell'autorevolezza, della presunta autorevolezza di testate autorevoli per definizione, che però in realtà non erano esenti né da errori né da mistificazioni. Prego. Quanto è importante Milano per l'editoria? No, questa è l'esame di storia del giornalismo primo modulo. No, però tu l'hai fatto, io no. Era 15 anni fa. No, io penso, allora, una cosa molto interessante è la questione relativa all'aumento della... No, la questione relativa all'aumento della concentrazione di media tradizionali, ma soprattutto di media non tradizionali nelle aree extraurbane. Nel senso che io credo che oggi stia emergendo, in modo anche abbastanza chiaro, da un po' di analisi di rete fatte, cioè di network analysis proprio, sui media digitali, fatte ancora non in modo strutturato, ma si inizia a vedere chiaramente, il fatto che, è chiaro, diciamo, i grandi centri urbani sono quelli che producono il maggior numero di informazioni sui social media, ma soprattutto sono quelli che producono spesso posizioni molto influenti, nel senso, banalmente, se si fa un'analisi su Twitter e si guarda sulla mappa dell'Italia, da Milano, Roma, Bologna, Torino e qualche altra città, spesso partono la maggior parte delle tweet, volendo andare proprio su livello base, adesso possono fare anche considerazioni molto più articolate. La cosa interessante è che invece ci sono dei centri extraurbani anche molto isolati, o diciamo piccole città di provincia, che in qualche modo per una serie di motivi stanno diventando capaci di produrre dei propri discorsi mediali sui nuovi media anche abbastanza originali. Questo succede in alcuni casi perché ci sono delle realtà di altro tipo, innovative, che hanno preso sede in questi posti. Penso ad esempio a un caso interessante, Pharma Cultural Park, che sta in Sicilia, a Favara, che è un paesino sperduto, tra l'altro vessato da questioni di mafia storiche, decente più alta concentrazione mafiosa in Sicilia, e si sta reinventando completamente l'immaginario urbano a partire da un centro di sperimentazione culturale privato che è stato fatto, che è stato stabilito 4 anni fa. E lì è interessante perché attorno a Farm si articolano un sacco di diciamo, produzioni mediali diverse. Lo stesso vale secondo me ad esempio per la Puglia, in diversi luoghi, ma anche in Sardegna sta venendo fuori abbastanza chiaramente come cosa.
non è un caso che queste cose sono al sud della penisola, nel senso che sono, cioè proprio nella mancanza completa di possibilità di rappresentazione attraverso media tradizionali, si vede molto chiaramente il fatto che stanno emergendo nuove forme. In alcuni, anzi direi mai si tratta di scelte consapevoli da parte dell'amministrazione. Un'altra zona, ad esempio, è il Cilento. Il Cilento, per una serie di motivi, vivono un paio di influencer pesanti, ma almeno passano parte della loro vita lì, e sembra nelle mie reti il Cilento continua a venire fuori. Sono molto di più di come va la raccolta delle olive in Cilento di quanto non succeda magari in città di media dimensione in giro per l'Italia. Un'altra cosa interessante, come possiamo da utenti riconoscere, ah no, facciamo una, così, ok, vai. No, su questo delle città, dei centri urbani, ci tengo anche a dire una cosa. Paradossalmente, io sono convinto che tra i vari fenomeni potenzialmente virtuosi di questa nuova epoca di rapporto tra informazione, produzione di informazione, fruizione di informazione, c'è la possibilità di togliere un po' di centralità ai grandi centri urbani. Quando noi prendiamo in mano i principali quotidiani italiani, ci rendiamo immediatamente conto della asfissiante centralità di Roma e del Palazzo Romano, visto che siamo in giorni ancora di celebrazioni. C'è un famoso passaggio di Pasolini scritto pochissimi mesi prima di morire, un suo intervento in cui parlava del fatto che ormai i giornali parlavano solo del palazzo, solo quello che succedeva dentro il palazzo aveva una rilevanza. Lui parlava allora proprio dell'Espresso e diceva che sfogliava questo giornale sulle spiagge di Ostia, vedendo, diciamo così, la gioventù, anche era nell'ultima fase, quindi la fase più pessimistica, se volete più giudicante del suo percorso di intellettuale, cioè vedo questa massa informe attorno a cui non frega niente di niente e sui giornali leggo solo retroscena politici. Voi sfogliate domani la Repubblica, vedete a che pagina vi liberate della centralità neanche di Roma città. Paradossalmente Mafia Capitale, le dimissioni di Marino hanno restituito a Roma un profilo di città che vive, anche se malamente, a prescindere dalla politica nazionale. Ma nella norma voi vedrete, e questo vale anche per un giornale molto milanese come il Corriere della Sera, voi sfogliando le prime cose che trovate sono micro dettagli che sfiorano la pornografia su quello che avrebbe detto Renzi ai suoi, per usare un'espressione molto in voga di questi tempi, oppure di quello che succede in una costola dell'NCD e nei rapporti tra NCD e Forza Italia. Questa cosa che è molto radicata nei media tradizionali, molto, storicamente per tante ragioni e per un rapporto non sempre lineare o comunque non sempre abbastanza distaccato con il potere, ha la possibilità di vivere un'emancipazione invece in questo nuovo perimetro, in questa nuova formula. Appunto Bertrand fa l'esempio, forse perché lui è un grande appassionato di Oliva del Cilento, però del fatto di come una realtà che noi percepiamo come molto lontana, ma magari però è molto interessante, può assumere una centralità diversa e può raggiungerci. Quindi in questo sarei abbastanza convinto del fatto che c'è un'opportunità, al netto di tutto quello che sappiamo, e che se non lo sappiamo vi invito ad approfondire, sul fenomeno della filter bubble, su quanto insomma le persone che abbiamo vicine nei grafi sociali delle reti che frequentiamo poi costituiscono sì un mondo di riferimento, ma potenzialmente anche una prigione. Assolutamente, questo infatti, quando qui parlavo di politica degli algoritmi mi riferivo esattamente a questa cosa qua. Un altro pezzo, secondo me, interessante è quello che riguarda come possiamo da utente riconoscere notizie che contano da quelle futili. Allora, ovviamente, visto che non c'è risposta, o almeno la risposta è talmente complicata che non mi sobbarcheremo l'onere di provare a darla in quanto tale. Secondo me c'è un elemento molto interessante che ha a che fare con criteri di qualità, nel senso che abbiamo in qualche modo girato intorno all'idea di autorevolezza, no? Si parlava dell'autorevolezza delle testate, il fatto che l'autorevolezza delle testate all'interno delle industrie
culturali tradizionali dava in qualche modo, minimava la qualità del contenuto. Oggi credo che una riflessione molto 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 importante da fare, anzi che in qualche modo dovrebbe fare chiunque come cittadino informato, è qual è il criterio di qualità che noi per primi chiediamo a all'informazione, perché un'informazione di qualità per chi o per cosa e secondo quali criteri. Da questo punto di vista credo che un elemento chiave ancora una volta sia legato alle reti, nel senso che magari da questo punto di vista sono un utente, diciamo, un po' non esemplare, ma stando che ormai la quantità di informazioni da filtrare è mostruosa, giornali di carta li compro solo se viaggio di solito, perché mi piace ancora come esperienza, oppure la mattina se c'è da fare una colazione lunga, per il resto sto solo sui social network, perché non vuol dire che non leggo le informazioni che arrivano dai media tradizionali, ma tendenzialmente le leggo filtrate, cioè perché mi vengo segnalate dalla rete di influenza. Ci sono, diciamo, una ventina di figure che seguo, una delle quali tra Jacopo, perché so che ad esempio su tutte le questioni legate alla politica intesa in senso stretto, che è un ambito che mi interessa ma non sono appassionato particolarmente, più o meno se c'è qualcosa che, su cui vale la pena mettere la testa, in qualche modo magari Jacopo la segnala. Anzi, quasi sicuramente la segnala, a quel punto dico, beh, ok, allora vado magari a cercare approfondimenti su una serie di altre testate. Per quello che riguarda le discipline, dove muovo di più, ad esempio Tiziano Bonini, che è il mio coinquilino, ma nonostante questo ci vediamo molto poco, se segnala qualcosa, di solito vale la pena di essere approfondito. In qualche modo credo che da questo punto di vista la risposta sia, allora, ovviamente c'è la risposta lunga, quindi come si capisce se una notizia è rilevante o affidabile, c'è tutto un percorso di fact-checking estremamente lungo, estremamente noioso, che ad esempio io faccio solo in alcuni casi specifici, se c'è qualcosa che mi insospettisce o qualcosa che mi fa storcere particolarmente il naso. Ad esempio c'era stato il caso della petizione no alla macellazione in piazza a Como, la macellazione islamica in piazza a Como, lì fare fact-checking era abbastanza facile perché questa petizione online che stava girando aveva preso diverse decine di migliaia di firme, c'era, cioè, un'immagine molto poco plausibile di una serie di bestie sventrate in mezzo alla strada a piazza, che era ovviamente da clickbaiting, molto buona come cosa, però allo stesso tempo bastava andare a cliccare il primo link di riferimento e si vedeva subito che rimandava a una pagina di un gruppo tipo Idea, Azione, Forza Nuova, un po' più verso Casa Pound, diciamo, però il primo articolo era, vediamo la voce di fascismo come detto, per questo come si rende subito, già finito il fact checking. E quindi in realtà credo che da questo punto di vista il discorso sia di qualità per chi, come, quindi, se me è un argomento interessante, immaginiamoci sempre come costruire delle reti di autorevolezza a cui riconoscere quel valore simbolico sulla base però di quello che interessa a noi in qualche modo. Quanto dice Bertram mi permette di recuperare una domanda a cui tenevo, che era quella sui giovani e la capacità di suscitare interesse. Senza arrivare così in alto. In realtà il punto vero è qua, come dire, la domanda ci consente di guardare a un dato che è comunque di industria e anche di budget dell'industria che fa informazione. Il punto vero è come sono costruiti i bilanci delle aziende che fanno informazione e informazione online oggi. La misura, salvo pochi virtuosi elementi come quelli a cui lavora Bertram o gli Stati Generali, la maggioranza delle testate online, delle realtà editoriali online, si fonda ancora integralmente su un meccanismo quantitativo. Quindi il, diciamo così, vero fattore che dice quanto guadagna una realtà editoriale online è ICFA. Da questo discende che le bestie sventrate davanti a una informazione del tutto non plausibile sono sostanzialmente incentivate, ecco, in un perimetro che non si prova a forzare neanche un po'. Noi a forzarlo ci proviamo e quindi
la domanda per noi risulta pertinente, giovani o meno giovani, ma noi proviamo a fare cultura, informazione, dibattito, polemica alta, ma insomma stiamo dentro un percorso per cui dalle nostre parti non troverete mai i gattini, la ricetta sui come fare, come avere i migliori pettorali del mondo, eccetera eccetera, ma chiaramente siamo in realtà per definizione minoritarie che cercano di farsi misurare nella capacità che hanno comunque di pesare, di influenzare, che è una capacità ovviamente meno matematicamente misurabile, che molto deve anche alla capacità di generare un dibattito e quindi alla costruzione di un brand non strettamente quantificabile, mentre invece nella realtà generale quanti click fai al mese? Faccio 8 milioni di pagine viste, ok? Allora noi possiamo darti una campagna che vale X, misurata proprio in termini puramente quantitativi, e quindi il vero problema poi, come quasi sempre, cioè il vero fattore decisivo, come quasi sempre, è come dentro a quale regola si costruisce una sostenibilità economica. Qui c'è un altro punto che avevo sulla coesione sociale. No, non c'è coesione sociale. Sì, sì. No, c'è, no, l'ho detto lei, non ricordo. Chi ha detto coesione sociale? Anzi, la mano. Gli amici di Storia. Oh, sì. Della città, giusto. Appunto, in qualche modo è quello che dicevo prima, però ci ritorno, nel senso che ci sono per pochi studi, in senso, soprattutto in Inghilterra, diciamo, secondo metà degli anni 90, su questa cosa qua, non è un caso perché l'Inghilterra, attorno al 94-95, è stato il primo paese dove si è iniziato a usare esplicitamente la ricostruzione o la reingegnerizzazione dell'immaginario della città nell'ottica che dicevo prima, quindi quella dell'attrazione dei capitali e anche per, diciamo, fare da boost alle nuove industrie culturali creative. Questa cosa negli anni, all'inizio degli anni 2000, ha avuto un'ulteriore spinta. Perché? Perché c'è stato un testo di divulgazione abbastanza semplice, che era la nascita della classe creativa di Florida, che sostanzialmente, ridotto all'osso, ma era più o meno così, diceva ok, una città ha bisogno di essere attrattiva per i giovani professionisti creativi, se gli date un posto piacevole, con tante piste ciclabili, con tanti locali notturni, con una buona tolleranza nei confronti di scelte di genere alternative, e sostanzialmente gradevole, ecco, questo è il punto chiave, i giovani creativi arriveranno nella città e questa cosa genererà una nuova economia creativa. So che detto in questo modo sembra brutale, ma di fatto era abbastanza così. La cosa interessante è che siccome la ricetta è molto facile, è stata seguita per almeno 6-7 anni da tantissime amministrazioni in giro per tutto il mondo, in alcuni casi di città che tutto sommato, diciamo, potevano tranquillamente competere con altre dal punto di vista dell'economia creativa, penso a Berlino, ma anche a Manchester, che su questo ha investito in modo molto pesante, o altre grandi città. Altri posti che erano invece, diciamo, non so, la città solentissima della valle californiana, piuttosto che il paesino spagnolo, dove arrivava a un certo punto l'amministratore un po' su di giri, che diceva adesso cambiamo tutto, mettiamo un po' di piste ciclabili, facciamo una situazione così un po' effervescente, vedrete che cambia tutto. In realtà quello che è venuto fuori in modo abbastanza evidente, e questo lo dico tra l'altro nell'ottica, perché di solito le città dove queste cose funzionano bene sono città dove mi piace andare e mi piace anche vivere, perché non è che critico la dimensione di qualità della vita connessa a questo tipo di facilities e a questa possibilità di legge. Però il punto vero è che di solito queste cose in realtà sono cose che succedono in parallelo con scelte
gente di policy molto più hard, che hanno a che fare con l'occupazione, che hanno a che fare con la qualità degli spazi urbani, che hanno a che fare con il welfare territoriale, cioè scelte che costano un sacco di soldi e che sono scelte che si stratificano nel tempo e che comportano trasformazioni decennali. Il punto è che, perché sto dicendo questa cosa anche in merito alla questione sociale, perché in realtà è stato dimostrato in modo abbastanza chiaro che tutte le volte che l'immagine della città è stata reingegnerizzata e reinventata in modo molto rapido a favore di, per cercare di andare incontro a logiche di questo tipo, la coesione sociale sul medio periodo ha subito una regressione, almeno la coesione sociale intesa in ottica inchi, quindi la coesione sociale che include, non quella che blinda le comunità del mondo e che è proprio sulle donne. Sulla forma di editoria tradizionale il discorso si farebbe lungo e complesso e richiederebbe una serie di domande da parte mia, perché cosa intendiamo per tradizionale, di cosa parliamo quando parliamo di editoria? Di sicuro sopravviverà il giornalismo, di sicuro sopravviverà l'informazione, di sicuro sopravviverà la lettura, però pensiamo a come già solo è cambiata in maniera irreversibile, ancora una volta, la fruizione dell'immagine, della televisione. Parlo per esempio della possibilità per chi ha Sky e usa pacchetti più avanzati, la possibilità di fermare il film che in teoria passa in broadcast immediato e di riprenderlo dopo. E parlo di cose veramente base, no? Però ormai questa funzione ha incorporato in sé quella che era la funzione 20 anni fa della videocassetta. Non credo che sopravviveranno nel lungo periodo i giornali di carta, ad esempio, cioè io sono uno convinto del fatto che l'oggetto cartaceo andrà tendenzialmente a sparire, forse noi neanche lo vedremo, ma a un certo punto quella cosa sarà completamente dematerializzata, ma non smetteranno di esistere i giornali, le redazioni, e poi insomma le tradizioni sono fatte per generare nuove tradizioni, quindi. Volevo farvi una domanda, adesso i minuti sono pochi e grazie per questa fitta abilità di rispondere. Una cosa che si collega a quello che stavi dicendo adesso e che mi frulla nella testa da quando hai introdotto col tuo primo intervento. E tradizionale, nuovo, la dicotomia appunto è complessa ed è lo stavi dicendo in questo momento. Ci sono 50 sfumature di tradizionale, 50 sfumature di nuovo. C'è un lungo periodo di convivenza, su questo gli storici dell'economia lo sanno molto bene, cioè molto spesso è più efficiente e performante quello che verrà superato, a lungo convive con quello che è nuovo, certo. E poi si producono le trasformazioni, quindi dei periodi di mezzo. A me interessava una cosa, l'economia della localizzazione si collega con una delle domande fatte prima su centro e periferia. Allora, abbiamo detto che potenzialmente il Cilento, lo uso come provocazione, però le isole nell'economia dell'informazione italiana prendono spazio, possono prendere spazio, possono guadagnarne, perché sulla mappa virtuale dell'informazione digitale, per tutte le dinamiche che sono state spiegate, a noi sfugge, può cominciare a sfuggire il rapporto centro-periferia, cioè può prendere spazio un nuovo centro o altri centri rispetto a quello che prima veniva considerato tale rispetto al palazzo di Pasolini. Rimangono due domande aperte, secondo me, a cui chiedo di provare a rispondere molto rapidamente, naturalmente nei limiti del possibile. Una, la filiera, cioè il giornale novecentesco che veniva prodotto, come dicevi tu prima, era possibile farlo sia perché tu avevi delle competenze, dei capitali concentrati spesso nelle città, pensiamo a Milano, sia perché avevi una filiera di competenze, sia perché avevi le cose che accadevano nella città. Oggi tu hai detto e ripetuto più diverse volte, lo stesso ha fatto Bertrand, che questa filiera non scompare, cambia. Allora, una domanda interessante, anche biografica, nel senso che hai fondato due giornali online,
è tu a che filiera pensi e se quando fondi un giornale pensi che quella filiera la trovi qui e non altrove ed eventualmente perché, diciamo, qui inteso qui, non, qui potrebbe essere Milano, potrebbe essere Roma, cioè potrebbe essere una concentrazione di funzioni, sì, certo, e di risorse che sta in una città e non sta altrove, sa anche che la possibilità di contribuire viene invece diffusa. Due, e finisco, il terreno, campo del potere, campo intellettuale. Cioè, Bourdieu studiò, come è noto, un'opera di Flaubert che raccontava la società del suo tempo e definendo delle mappe dei luoghi che venivano riprese dal romanzo di Flaubert, Bourdieu faceva vedere che in determinati luoghi si concentrava un certo tipo di società che deteneva un potere, un certo tipo di società che diciamo, produceva informazione, e in questo c'era il significato del romanzo ottocentesco e il significato di una società che citava. Secondo me, oggi guardando l'editoria che viene su, diciamo, rispetto a quella che c'era, l'idea che si debba disegnare un altro campo del potere, il campo intellettuale, è enorme, quindi l'influencer che diceva Bertrand, eccetera. Come le due cose stanno insieme? Cioè, io penso, per esempio, a Milano Enrico Mattei fondò un giornale, ma non lo fondò un giornale per fare informazione, cosa che peraltro fece egregiamente, lo fondò perché doveva sostenere il fatto che l'ENI altrimenti stava crescendo, doveva affermarsi politicamente, e altrimenti se non si fosse fondato un giornale con capitali propri non si sarebbe preso spazio nella dinamica tra politica ed economia della metà del Novecento in Italia. Oggi online è possibile qualche cosa di simile, cioè il panorama concreto del teoria là. Posso aggiungere una sua domanda? L'ordine dei giornalisti rimane. Beh, quello rimane sempre. No, dico, no, ha senso. No, no, era chiara la questione. No, sarò sintetico, no. Secondo me non ha senso e non così, quantomeno. Anche perché questo getta un ponte poi sulle osservazioni di Francesco, anche perché vale per l'ordine dei giornalisti, vale anche per la classe politica e la classe dirigente economica in generale, le sensibilità che sono rappresentate nei vari organismi, dall'ordine dei giornalisti a Confindustria, ai grandi centri decisionali ancora del mondo finanziario, bancario, industriale italiano, per tante ragioni la rivoluzione che noi raccontiamo dandola già per assodata e scontata ancora non l'hanno voluta, saputa, potuta guardare davvero in faccia. Per cui, per esempio, quando Grillo prende il 25% alle elezioni politiche del 2013 di febbraio, si analizzano tante cose, si analizza il fatto che ormai lo scongelamento del blocco berlusconiano era arrivato al punto massimo, che la vecchia classe dirigente della sinistra italiana rappresentata da Bersani non era in grado di intercettare una pulsione di rinnovamento, di rabbia, tutto quello che volete, non mi interessa proprio entrare nello specifico. Ci fosse uno che però là dentro avesse capito prima che il lavoro che Grillo stava facendo da 15 anni personalmente sulla rete, anche qui non entro proprio nel merito dei mezzi, dei toni, ma ci fosse uno che ha detto sì, però lo spazio che c'era su quel nuovo mondo là, lui l'ha capito prima e l'ha coltivato quasi vantandosi di essere stato escluso dalla televisione, quasi utilizzandola come leva per dire io parlo di un altro. No, questa cosa non si è capita, la si è messa a fuoco nel tempo, ma era lì da vedere, cioè dopo le analisi erano anche state fatte, ma era lì da vedere. Questo lo dico per dire che fino a quando le strutture, da chi dovrebbe garantire la serietà dell'informazione, a chi poi decide dove investire budget per influenzare anche commercialmente l'opinione pubblica, non ha la lungimiranza che aveva allora Mattei, perché Mattei, come dire, capì che di fare il giorno aveva bisogno, lo fece prendendo alcune tra le migliori menti e i migliori professionisti che c'erano in circolazione allora, non fece il giornale, come dire, che strombazzava gli interessi di Enrico Mattei e scriveva tutti i giorni quanto è bello,
non fece quello che è l'unità di oggi, anche reale cose con il loro nome. Cioè, se dovessimo fare un esempio di differenza di livello, uno prende cos'è stato il ripensamento dell'unità oggi e dici, vabbè, e tutto quello che avete saputo concepire è questa cosa che fa il, che canta il coro al potere politico di riferimento. Va bene, fatelo pure. Chiaramente non ha la capacità questa cosa di sporcare le linee. Lo dico non dal punto di vista di chi si scandalizza perché un organo di informazione è appiattito sugli interessi di, che rappresenta, ma sul fatto che lo fa, secondo me, molto sciattamente, sì, ingenuamente e in definitiva inutilmente. Per tornare alle, qua, essere sintetici, Francesco, con le tue domande è davvero, cioè, no, ecco, perché sì, non era sintetica la domanda. No, no, ma soprattutto come sono scelte quelle, si può scegliere cosa reagire. Non può essere sintetica davvero la, la risposta. Beh, la vuoi iniziare tu forse? Non so, io la sintesi migliore. Non so, sulle nuove mappe che è possibile disegnare, io credo che sì, nel senso che credo che sia possibile, che in parte si stia già facendo. Nel senso che quello che secondo me è chiaro è che ha il ruolo di alcuni pochi contesti urbani che tradizionalmente sono stati la casa dell'industria culturale, penso soprattutto a Milano, per cui la domanda di prima qual è il ruolo di Milano dell'industria culturale, basta vedere quello che c'è successo sostanzialmente nella metà dell'Ottocento, quindi una qualità di crescita percentuale impressionante di casa editrice sta qua, di redazione sta qua, è sempre stata qua, e penso anche dal punto di vista della composizione della forza lavoro, la città è sempre stata importante come cosa da questo punto di vista. Vale per Milano, chiaramente ci sono state alcune testate che hanno influenzato in modo molto, molto pesante il contesto nazionale partendo dall'altra città, penso soprattutto alla stampa di Torino, Roma sicuramente, però questa cosa credo si stia andando a sovrapporre una rete di concentrazioni molto più piccole di freelance o persone che lavorano nell'IT, nel gruppo in generale, nelle industrie creative e culturali, e che a volte non stanno nelle grandi città per tutta una serie di motivi, e quindi si sta andando a sviluppare una mappa abbastanza chiara, secondo me, che va oltre le città tradizionali. Cioè, sto pensando ad esempio al fatto che Trento, per la città che è ultra sovrappresentata in questo momento, su alcuni canali specifici, però chiaramente Trento è investito un po' massiccio sulla, sulla ricerca e sulla formazione, Trento sono influenze molto molto importanti su alcuni settori. Lo stesso vale anche per Reggio Emilia, una città secondo me da questo punto di vista che si inizia a vedere parecchio. Si potrebbe fare tutta una serie di esempi, però in qualche modo la cosa veramente interessante è vedere come si sta strutturando il processo di feedback tra media tradizionali, che poi non sono già più quelli del Novecento, perché in qualche modo c'è la domanda lì, sopravviverà l'industria del Novecento, poi è già morta, non c'è più, nel senso che proprio la composizione della forza lavoro in termini di relazioni oggi è talmente ribaltata rispetto a prima. E se non è ribaltata non funzionano più. Esatto. In qualche modo quella cosa è già trasformata. C'è un esperimento che è molto carino, che è accessibile, si può fare. C'è un software che si chiama GEPHI, G-E-P-H-I, che, con il quale si possono fare tante cose estremamente complesse dal punto di vista dell'analisi statistica dei dati in tempo reale che arrivano alla rete o non in tempo reale. Ma negli ultimi anni è diventato abbastanza facile da usare. C'è un plugin che vi permette di, se avete un account Twitter, di loggarvi direttamente e fare, usare il vostro account per fare da ponte con GEPHI, esatto, fa questo tipo di visualizzazioni qua e riguarda un po' la rete di prossimità, le strutture relazionali. Io lo uso ogni tanto, adesso un po' che non lo faccio, so che è diventata ancora più semplice, lo uso quando ci sono dei grossi eventi che hanno un hashtag molto riconoscibile. Tra l'altro, fra poco, il 12 dicembre, la prima volta che ho fatto un esperimento è stato il 12 dicembre per Piazza Fontana di 4-5 anni fa. Era molto interessante vedere come si strutturavano le strutture retweet tra gli account dei giornalisti tradizionali, diciamo che fanno parte del mondo dei media tradizionali, i nuovi tipi di influencer,
influencer e alcuni user che non si capisce bene come mai, non è così immediatamente riconoscibile a colpo d'occhio, ma poi dopo può diventare interessante, che in qualche modo riuscivano a bucare la soglia dell'attenzione normale, perché alcuni tweet per qualche motivo, ci sono molti studi su questa cosa qua, passava da avere 4-5 tweet ad avere 1000 20 minuti. Questa cosa qua in qualche modo si possono fare anche le mappe georeferenziate, diventa molto interessante perché si può iniziare a vedere come si struttura su scala nazionale, ovviamente qui è solo un pezzo di discorso, non si possono attaccare anche altre cose. Di sicuro comunque qualche tentativo di costruire anche con attraverso giornali online nuova capacità di influenza nella rappresentanza di interessi economici è stata fatta. Mi conosco abbastanza bene, diciamo così, è stata fatta. Quello che secondo me non è stato capito, se si è provato a farlo, è che serve esattamente la maturità di processo che aveva Lenin e Enrico Mattei, la solidità, la capacità di attrarre intelligenze. Poi c'era che là c'era Scalfari, magari, cioè, se ci provi con Scalfari ti riesci, se ci provi con Tondelli può andarti male, diciamo così, questo è ragionevole, no? Se ci provi... Pasetta per su spalla. Esattamente, però serve anche dal punto di vista proprio della struttura economica che queste cose genera, la consapevolezza che ci vuole misura e non ci vuole invadenza e ci vuole comprensione di come funzionano certe cose per funzionare davvero, ecco, questo secondo me sicuramente. Quanto al resto è anche vero che però se la guardiamo bene, io tutti gli esperimenti nuovi che ho visto nascere in questi anni, quelli a cui ho partecipato, quelli che ho visto da vicino, comunque hanno in Milano la loro capitale, cioè una città che comunque ha un sistema sicuramente di relazioni molto intenso, molto fitto, anche abbastanza elitista, escludente, ma è un luogo comunque ancora di opportunità, ben prima che lo storytelling dell'ultimo periodo lo riportasse a Milano a essere celebrata e elogiata fino a questo punto, ma comunque aveva una capacità attrattiva di intelligenze varie e questo sicuramente è un valore in un meccanismo di rete.